Cercate di non farvi fregare e rimettete con lucidità ogni tassello al suo posto. Voi non potete votare chi si è reso corresponsabile dello stato in cui versa questo paese. Lo scrive Claudio Messora, spesso ospite del blog di Beppe Grillo, sul sito del leader del Movimento 5 Stelle, aggiungendo: non bevetevi il cervello. Quindi improvvisamente gli attivisti del movimento si sarebbero bevuti il cervello, scrive Messora, tutti insieme, dopo aver combattuto per anni il PDL e il PDL. Dopo aver mandato affa tutto e tutti, improvvisamente giunti nelle segrete stanze del potere, colpiti dall'ebbrezza di qualche carica alla Camera o al Senato, sarebbero tutti per votare la fiducia a Bersani & Co. L'ironia di Messora si riferisce alle ricostruzioni giornalistiche secondo cui la base del Movimento 5 Stelle sarebbe a favore di un accordo con il PD per il governo. Se proprio PD e PDL ci tengono alla governabilità, possono sempre votare loro la fiducia al primo governo targato M5S, scrive ancora Messora. Questi conoscono l'arte di mettervelo in quel posto, meglio di chiunque altro. Come noi rispettiamo gli elettori, anche Grillo li rispetti, dice da parte sua Pierluigi Bersani, replicando al governo a 5 Stelle proposto dal comico genovese. I numeri li vede anche lui, non pensi di scappare dalle sue responsabilità con delle battute, ci si vede in Parlamento e davanti agli elettori. Intervenuto a una festa organizzata dalla Lega in piazza Podestà a Varese per celebrare la sua vittoria, Roberto Maroni ha detto che quello in corso tra Pierluigi Bersani e Beppe Grillo non è un dialogo, si insultano, afferma il neogovernatore lombardo. Grillo sa bene che rischia nel giro di pochi mesi di perdere tutto il consenso che ha accumulato e la sfida che gli lancio è che noi dimostreremo ai cittadini del Nord che sappiamo risolvere i loro problemi. La sfida che io lancio a Grillo è questa: noi dimostreremo ai cittadini del Nord che noi sappiamo risolvere i loro problemi, non Grillo. Grillo è un bluff e presto si svelerà questo bluff. È per questo che deve continuare ad alzare i toni, ad accusare, a parlare d'altro. Quando si arriva alle cose concrete si scopre chi sono i grillini e quando si vedrà che Grillo sa solo lanciare insulti e non sa dare nessuna risposta alle domande di quelli che l'hanno votato, io penso che alla fine molti voti grillini torneranno su di noi. Ma adesso ci occupiamo di cose concrete, vere, problemi del Nord, vogliamo costruire la macro regione del Nord e la grande alleanza politica che rappresenti questa nuova macro regione. È una sfida, è la sfida più importante per noi, ma il primo passo è stato fatto.